Nell'anno in cui si celebra la fine della Prima Repubblica nel Novecento politico, questa grande esplosione di interesse per Berlinguer, c'è una contraddizione in questo o no? No, direi che c'è bisogno in questo momento di una politica autentica, di una politica autorevole, e Berlinguer rappresenta questo. E credo che oltre a questo rappresenti anche il bisogno di una politica che ha delle radici, ecco, quindi insomma deve fare riflettere. Non è stato rottamato Berlinguer? Non è stato rottamato, non si può rottamare tutto, perché anche quando rottami nell'immediato, se poi c'è della stoffa e c'è una storia, la storia riemerge. Però anche c'è stato un tentativo di dare un'interpretazione, diciamo, del Berlinguer politico, sempre meno comunista e sempre più anticipatore delle larghe intese rispetto alla vulgata principale. Beh sì, sono state date interpretazioni di comodo, ciascuno ha tirato un po' Berlinguer per la sua giacca, come si dice, no? Chi lo ha ridotto a essere l'alfiere della questione morale, chi l'anticipatore dell'Ulivo. Io credo che invece Berlinguer sia stata una figura molto complessa ed è stato un comunista italiano, quindi... e il libro di Cioffi ha questo merito di dire che insomma... Berlinguer è stato, non ha mai smesso per un minuto di essere comunista e di battersi per una società socialista. Un comunismo, un socialismo nuovo che lui voleva non predicare ma costruire giorno per giorno, e proprio perché lo voleva costruire giorno per giorno faceva politica, e quindi non è il fascino del pensiero di Berlinguer è stato quello di tenere insieme i vari tempi della politica. Il tempo dell'oggi, dell'alleanza politica, dell'impedire che ci fosse, come lui lo dice esplicitamente nel compromesso storico, una saldatura tra la Democrazia Cristiana, il centro moderato, la componente di destra del paese. Ma mentre pensava questo non rinunciava agli ideali socialisti. Quindi c'è questa complessità del pensiero di Berlinguer, questa capacità di tenere insieme i tempi della politica, di lavorare per alleanze sociali, alleanze politiche e battaglia culturale. Questa secondo me è la grande eredità di Berlinguer. Ma per chi l'ha conosciuto può essere ricordato come il Berlinguer morto sul campo ma sconfitto, oppure c'è qualcos'altro da ricordare? No, Berlinguer ha lasciato una grande eredità che è la sua concezione della politica. Poi per quanto mi riguarda c'è una modernità nel pensiero di Berlinguer che è proprio dato dall'attenzione che lui ha posto soprattutto nell'ultima fase a quelle che chiamava le nuove soggettività, le donne, il movimento per la pace, l'ambientalismo, soprattutto le donne, il sentimento religioso, senza mai dimenticare gli operai, perché io c'ero davanti alla Fiat Mirafiori quando lui ha fatto il comizio e ha detto agli operai staremo con voi, c'ero, mi ricordo che cosa ha significato quelle parole. E questa attenzione alle nuove soggettività senza dimenticare mai alla classe operaia, secondo me contengono un'idea di un nuovo umanesimo che è molto moderna, e per me l'eredità importante di Berlinguer.